Non vincete mai, non vincete mai, non vincete mai, non vincete mai. E mi la merda, la 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 la, e mi la merda, la 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 la. Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Che bello è il giorno dopo aver vinto un derby in cui li abbiamo massacrati, se entrano tutti i palloni che deve entrare questa partita finisce 5-0 ragazzi, finisce 5-0 perché quei tre pali, la porta di Donnarumma trema ancora ragazzi, mamma mia che derby, dominati dall'inizio alla fine, abbiamo dominato la partita ragazzi e come dice questo giornalino, noi siamo i signori di Milano, noi siamo i signori di Milano, Milano e Nerazzurra, ancora una volta, il derby non lo vincete da 4 anni, fate schifo, siete una squadra di merda, siete, non vincete mai contro di noi, non vincete più, non vincete, mamma mia, che bello ragazzi, che bello è, il giorno dopo è qualcosa di stupendo ragazzi, io la voce mi sta tornando, stamattina proprio veramente zero, non avevo voce, infatti vi ho caricato prima il video dalla reaction dallo stadio, andatelo a vedere perché ragazzi, andatelo a vedere perché è bellissimo, la Curva Nord è bellissima, ieri sera tutto fantastico ragazzi, si saltava, si cantava, al gol tutti che ci saltiamo addosso, troppo bello, troppo bello, veramente bellissimo ragazzi, una partita veramente dominata. Dominato, noi abbiamo fatto vedere il pallone, ragazzi. Non hanno visto il pallone, gli abbiamo insegnato a giocare a calcio, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. E se Politano fa quel gol, penso che esplode lo stadio. Perché, ragazzi, se Politano fa quel gol, è il gol più bello degli ultimi, penso, derby degli ultimi 2 anni, ragazzi. Cioè, che gol stava facendo Politano? Mamma mia, e D'Ambrosio. D'Ambrosio, se mi fai quel gol in rovesciata, se prendevate gol in rovesciata da D'Ambrosio, era la barzelletta più bella che. Mamma mia, ragazzi! Se D'Ambrosio faceva gol in rovesciata nel derby, ragazzi, penso che più di così non si poteva desiderare, ragazzi. Però Donnarumma, bisogna fare i complimenti a Donnarumma, che è l'unico giocatore forte del Milan, è l'unico top player che ha il Milan. Pum pum pum, ormai non è sparito dai radar, fa gol alla Sverona su rigore. Perché ho fatto gol alla Sverona su rigore? Muti, muti, ho segnato contro la Sverona, state zitti. Poi quando giochi con l'Inter c'è Skriniar, De Vrij, Godin che ti tengono a bada. Mamma mia ragazzi, che bello è, che bello è, che bello, è troppo bello. E siamo di nuovo primi, siamo di nuovo. Salutate la capolista di nuovo perché il Torino ha perso, ragazzi. Il Torino ha perso con la Sampdoria. Siamo primi, siamo. La Juve è dietro a 2 punti. E la Juve, mamma mia, si è arrischiata la Juve. Ieri ero in curva prima che iniziasse la partita perché sono entrato subito alle 7. Ero già dentro allo stadio. Ci siamo messi a guardare la Juve. Mamma mia, se avete rischiato, cari amici Gobbi. Mamma mia, vi è andata proprio bene. Vi è andata. Rischiavate di fare un'altra figura di merda contro l'Hellas Verona stavolta, vi è andata veramente bene, dovete ringraziare proprio il culo di Bonucci, proprio il culo dovete ringraziare a Bonucci, proprio il culo, mamma mia, che bello, è tutto troppo bello, tutto veramente troppo bello, Milano siamo noi, ancora una volta, Milano è nerazzurra e lo sarà per sempre ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete like, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e andate a vedere il video di stamattina, ragazzi. Sfondate quel video lì. Siamo già sopra le 150 visualizzazioni, quindi grazie ragazzi. Andate a spaccarlo quel video, condividetelo ovunque. Bella ragazzi, amala sempre. Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Romelu Lukaku e oh! Romelu Lukaku, oh! Mamma mia, Romagnoli, Lukaku ti ha sovrastato. Romagnoli, fai schifo, Romagnoli, sei stato sovrastato da Lukaku. Ma Romagnoli è più forte di Skriniar. Ma vaffanculo.